le gare del ASI Show, quindi con le rally storiche. Quindi adesso le semifinali del Superstar, numero 33 Bertolini, Andrea Bertolini con la Maserati 4 porte, contrapposto al numero 12 Ivan Tramontozzi con la M3 e 92. Tre giri in versione di pista, altri tre giri e poi sapremo chi va alla finale, primo e secondo posto. Pronto per le semifinali del Superstar Series, vetture affascinanti che hanno dato il via al campionato quest'anno, molto combattuto, sono tante le case automobilistiche che partecipano a questo trofeo, dalla Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Jaguar, Lexus, Maserati, Mercedes e Porsche, quindi di tutto e di più si sono dati battaglia quest'anno. Il vincitore del campionato, l'ultima gara che si è corsa a Vallelunga. Adesso in pista la Maserati contrapposta alla BMW, Maserati con 470 cavalli, BMW 420 cavalli, quindi potenze di tutto rispetto. Della pista è stato fatto registrare da Thomas Biagi con 38 e 22, similare quindi i tempi che abbiamo appena visto con le Porsche, 39 e 69 il tempo di Bertolini, Tramontozzi 41 e 80, più veloce la Maserati con partenza da fermo. Passaggio per le due vetture, 38 e 28 il tempo di Bertolini, 38 e 33 quello di Tramontozzi, quindi recupera tanto la BMW di Tramontozzi, ma Bertolini rimane in vantaggio di 2 secondi e 16 in virtù di quanto accumulato nella prima tornata con partenza da fermo. Molto rigido l'asset delle vetture, non si scompongono granché nonostante la pista del Motor Show presenti insidie non indifferenti. Recuperato tantissimo, anche visivamente vediamo come si avvicina la Maserati, prende in questo momento bandiera a scacchi, 38 e 28 il miglior giro. Il record di 38-22 fatto registrare da Thomas Biagi, mentre 38-33 il tempo di Tramontozzi, ha recuperato molto ma non ce l'ha fatta, 2 secondi 87, quindi 1-0 per Bertolini. Adesso partiranno invertiti per questa seconda semifinale. La seconda sfida, cronometrico per Tramontozzi.
Tramontozzi e Bertolini, partenza da fermo, 41-82 Tramontozzi, Bertolini 42-31. Ovviamente Bertolini sa di essere in vantaggio, deve solo gestire questa seconda manche, ovviamente deve vincere, che in caso di vittoria di Bertolini varrebbe il miglior tempo. Secondo giro, 38-95 per Bertolini, mantiene il vantaggio con la sua Maserati 4 porte, 39-66, 22 centesimi di svantaggio di Tramontozzi, che ha girato decisamente più veloce rispetto alla prima manche, ma Bertolini rimane in vantaggio, ultime curve per le due vetture. Bandiera a scacchi, vince Bertolini con 38-98 l'ultimo giro, 39-31 per Tramontozzi. Proprio non ce l'ha fatta, 2-0 per la Maserati e va in finale, primo e secondo posto. Bertolini non ha voluto cedere nulla, il titolo conquistato in questo 2011, e anche se si tratta di una gara a spettacolo, qui al Motor Show vuole chiudere in bellezza una stagione che l'ha visto assoluto protagonista, con la responsabilità di portare la Maserati al vertice. Ci è riuscito alla grande, campionato vinto con 178 punti davanti a Luigi Ferrara con la Mercedes e ad Alberto Cerqui con la BMW, e qui si inizia con una sfida tutta in casa BMW Italia. Team BMW Italia, Stefano Gabellini e Thomas Biagi. Thomas Biagi col numero 1 sulla fiancata, vincitore del titolo 2010. Tutto pronto per partire, numero 1 per Thomas Biagi, numero 2 per Gabellini. Stefano Gabellini, M3, 2 a una sfida fratricida. Sfida fratricida, inevitabile. Thomas Biagi l'abbiamo incrociato in pit lane, bello carico, che un po' una gara a cui tiene molto. Biagi quest'anno solamente quarto, con una doppia vittoria a Portimao. È il detentore del record per quanto riguarda la Superstar, 38-22 il tempo sul giro, quindi veramente molto veloce. Tocca Gabellini all'interno, nelle protezioni interne del tornantino Bumbughi, e che ci si cerca di fare meno strada possibile, però oltre non si può andare. Vantaggio per Thomas Biagi, 72 millesimi, la vettura numero 1 di Biagi, la numero 2 di Gabellini. La chiusura del secondo giro, Biagi che andrà a affrontare il curvone 180 gradi. Tutta in appoggio. Sono fin troppo precise, abituati come siamo ai traversi. 38-03, nuovo record di Thomas Biagi, 38-45 il tempo di Gabellini, quindi molto veloce anche lui, però abbassa di quasi 20 centesimi
di secondo il record della pista. Chissà se riuscirà ad andare sotto il muro dei 38 per questo motor show che ha cominciato, sarebbe il primo a scendere sotto i 38 secondi. Andiamo al giro con bandiera. Era scacchi per Thomas Biagi che passa sotto i 38 e va a 37.81, il suo miglior tempo e il miglior tempo sul giro per queste superstar. Gabellini 38.45, il suo miglior tempo. Si prende 2 secondi e 28 di svantaggio, quindi 1-0 Thomas Biagi. Eh sì, l'ha pagata cara, 2.28 son tanti. Quindi ultima manche, vediamo chi andrà a sfidare Andrea Bertolini e la sua Maserati nella sfida tra le due BMW ufficiali del team BMW Italia. Subito velocissimo Thomas Biagi, 41.33 con partenza da fermo, porta a 1.07 il suo vantaggio in questa seconda manche. Pensiamo che Andrea Bertolini stia assistendo con un po' di preoccupazione, c'è tanto un errore di Thomas Biagi, errore di eccessiva confidenza con la S che porta al tornante mobile 1 che mette nel tratto delle tribune. Vediamo quanto S ci ha perso. Non molto, 38.33 e 39.05 il tempo di Gabellini e mantiene il vantaggio di 2 secondi e 42. Non si deve distrarre Thomas Biagi perché sappiamo che la pista del motor show non perdona, sempre concentrazione altissima, ha un notevole vantaggio nei confronti dell'avversario dello stesso team, il team BMW Italia, vettura ufficiale. Eccolo pronto quindi per la bandiera a scacchi. Thomas Biagi prende in questo momento e vince con 38.15, vince la seconda sfida e quindi va in finale, sfida BMW contro Maserati. Eh sì, sfida BMW Maserati per le Superstar Series qua al Motor Show di Bologna questa domenica 4 dicembre. Come è giusto che sia, nel frattempo si scaldano i motori delle Superstar, del trofeo Superstar. Scenderanno in pista per la finale terzo e quarto posto i primi due. Attendiamo l'ok della direzione gara. E pronti a scendere in pista. Numero 12, Ivan Tramontozzi del team Movisport, contrapposto al numero 2 Stefano Gabellini del team BMW Italia, quindi sfida BMW per questo trofeo Superstars, trofeo che anche questo si è concluso a Vallelunga ad inizio ottobre. È un trofeo particolarmente sentito, sono addirittura 10 le differenti case automobilistiche che prendono parte a questo trofeo, considerate Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Jaguar, Lexus, Maserati, Mercedes e Porsche, quindi il top del top di tutte le case automobilistiche che prendono parte a questo
trofeo particolarmente emozionante, anche le vetture sono belle, livree particolarmente curate e appendici aerodinamiche che fanno di queste vetture dei veri e propri mostri. Ricordiamo che andiamo dai 420 cavalli delle BMW ai 500 della Jaguar XF. La finale primo e secondo posto vedrà contrapposta una Maserati ad una BMW, ma comunque godiamoci questa terzo e quarto posto, Tramontozzi contro Gabellini, Tramontozzi numero 12, Gabellini 2. Intanto assisteremo alla premiazione del Porsche Carrera Cup, vediamo Balzan già arrivato qua, che è il secondo e il terzo classificato. Intanto si danno battaglia le due vetture del Superstar Series per questa finale terzo e quarto posto. In vantaggio Tramontozzi di soli 7 centesimi nei confronti di Gabellini. Seconda tornata, 38,73 per Gabellini, 39,42 per Tramontozzi, quindi mantiene il vantaggio la BMW numero 2 di Gabellini. Ultimo giro poi anche per loro, come da tradizione qui al Motor Show, partenza invertita, macchine con assetto molto molto rigido, che è una vocazione stradale quella di queste vetture, quindi devono avere massima velocità e massima trazione. Arriva adesso la bandiera a scacchi ed è Gabellini che vince questa sfida, 1-0 per lui, 38-73, 39-12 per Tramontozzi. Adesso la premiazione del Porsche Carrera Cup e poi torneremo con la seconda manche. Porsche Carrera Cup, abbiamo qua i protagonisti del podio che lanciamo subito sul podio del Motor Show. Al terzo posto Max Busnelli, al secondo posto Vito Postiglione e conferma la sua leadership nella Carrera Cup Alessandro Balzan. Ricevono l'ultimo trofeo di stagione direttamente da Luca Riccitelli, Carrera Cup Manager per quanto riguarda casa Porsche, e questo è l'ultimo podio di stagione per la Carrera Cup con le GT3. Nel frattempo è partita la seconda manche della finale terzo e quarto posto, mentre vediamo la premiazione, la giusta premiazione dei concorrenti, i primi tre classificati del Porsche Carrera Cup, foto di rito. Nel frattempo Gabellini e Tramontozzi si danno battaglia invece nel circuito, nel toboga del Motor Show. Passano ora al rilevamento cronometrico, 42-32, 42-84 in testa Gabellini, che ricordo vince 1-0 la sfida, lo stato attuale. Vedremo se si guadagnerà il gradino più basso del podio. Dopodiché avremo la finale primo e secondo posto tra Thomas Biagi e Bertolini. Andrea Bertolini del Swiss Team, secondo passaggio 38,47 il tempo di Gabellini, 38,76 quello di Tramontozzi, un secondo più lenti nel giro veloce fatto registrare da Balzan, da Biagi. Tratto interno per Gabellini. Adesso arriverà la sua meritata bandiera a scacchi, è in vantaggio e infatti si aggiudica la sfida, anche la seconda sfida, 38,47 il suo miglior giro, terzo classificato per Gabellini, Stefano Gabellini, quindi al terzo gradino del podio della Superstar Series. Adesso tutto pronto per la sfida dei più veloci del trofeo Superstar. Thomas Biagi contrapposto
a Andrea Bertolini, Maserati contro BMW. Di nuovo Italia-Germania. Hanno avuto l'ok della direzione di pista, le due vetture e i due piloti, Thomas Biagi e Andrea Bertolini. Svizzero Andrea Bertolini alla guida della Maserati quattro porte. Maserati quattro porte ...470 cavalli, contrapposte alla 420 i cavalli di quelli di, della vettura di Thomas Biagi. Passo più corto quello della BMW, passo leggermente più lungo quello della Maserati, che in questa livrea è particolarmente accattivante, delle linee incredibili per la vettura, così come anche quelle della BMW, ma abbiamo avuto la fortuna di vedere le Mercedes AMG C63, così come la Cadillac, la Jaguar XF. Tutto pronto per questa sfida, primo e secondo posto. Thomas Biagi parte senza far fumare le gomme posteriori, allo stesso anche Bertolini. Non ha una gran dotazione di fari la Maserati, cosa che invece ha la BMW. Proprio nasce dallo stimolo della NASCAR di fare un trofeo superstar particolarmente accattivante, anche per quanto riguarda tutta la livrea e la configurazione delle vetture che partecipano a questo trofeo. Classifica finale del trofeo Superstar che vede, ha visto appunto Andrea Bertolini con la Maserati, Luigi Ferrara con la Mercedes, Alberto Cerqui con la BMW, Thomas Biagi si è classificato quarto davanti a Max Pigoli con la Mercedes, Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1, attualmente appunto con la Mercedes. ...37,95 il tempo di Biagi, 38,02 quello di Bertolini, 49 i centesimi di vantaggio di Bertolini nei confronti di Biagi per questa prima manche della finale primo e secondo posto del trofeo Superstar Series. Ultime curve, bandiera a scacchi per Thomas Biagi, 37,94, 38,69 quello di Bertolini. ...1-0 per Thomas Biagi. Ora ultimi tre giri per le due vetture. Gabellini si è già classificato terzo, come abbiamo visto poco fa, semaforo rosso, finalissima, primo e secondo posto, trofeo Superstar Series, Biagi contrapposto a Bertolini, BMW contro Maserati. Trazione per la BMW di
Thomas Biagi, che abbiamo visto nel tratto interno dare gas sempre in piena curva ma non perdere mai il posteriore. Adesso affronta il curvone 180 gradi Thomas Biagi, mentre Bertolini tratto interno con la sua Maserati leggermente più largo, non tocca il cordolo, perde un po' in trazione in uscita dal tratto interno. Anche visivamente sembra Biagi decisamente più veloce, cambia un po' la sua traiettoria il tratto davanti al monte di sabbia del freestyle. In vantaggio Biagi 38.03, 38.44 il tempo di Bertolini. Adesso abbiamo le ultime curve, non sembra essere in grado di recuperare lo svantaggio, 1 secondo e 52 quello di Bertolini nei confronti dell'avversario, e quindi a meno di grossolani errori si sta avviando verso la vittoria Thomas Biagi. Curvone 180 per la Maserati di Bertolini, ma Biagi ha già la bandiera a scacchi davanti a sé, quindi vince Thomas Biagi il Superstar Series 37-62 e corona questa sua vittoria facendo di nuovo il giro veloce, quindi 37-62 record della pista, Thomas Biagi che vince, Bertolini secondo. E quindi si concludono per oggi le gare, ma non si conclude lo spettacolo del Motor Show. Infatti a seguire torneranno i ragazzi del Drift e poi di nuovo la scuola di polizia.